Ultimo giorno di volley camp al Pallapaietta di Biella. I ragazzi della SPB e i loro coetanei ucraini, rifugiati in Polonia e ospiti in Italia, continuano ad allenarsi con lo staff arancio-blu, ma soprattutto con coach Massimo Eccheli. Il tecnico del Vero Volley, formazione di Superlega finalista nell'ultimo campionato, ha parlato ai nostri microfoni. È un bellissimo stage organizzato dalla scuola pallavolo biellese. Credo che sia una bella opportunità per i ragazzi, non solo per vivere dei momenti di sport insieme, di socializzazione, ma anche di confrontarsi con un'esperienza nuova, no? con un modo di lavorare che forse può essere un pochino diverso a quello a cui sono abituati, e soprattutto dal fatto di doversi in qualche modo integrare, confrontare e dover collaborare con un gruppo di ragazzi stranieri, ucraini, con tutte le difficoltà annesse con essi. Ma stiamo lavorando sulle fasi del gioco da pallavolo alla mattina, le dividiamo, facciamo dei lavori sintetici a turno, per cui i quattro gruppi che abbiamo formato passano una volta in sala fitness con il nostro preparatore atletico e poi a turno girano sui tre campi allestiti in arena, nei quali vengono toccati tre punti particolari che sono fondamentalmente il lavoro di attacco dopo transizione, il lavoro di ricezione e il lavoro di attacco contro muro. Sono ragazzi che si impegnano molto, alcuni già li avevo conosciuti nelle mie precedenti esperienze qua a Biella, sono migliorati tanto quelli che conoscevo, sono anche cresciuti fisicamente, quindi questo sicuramente è importante. E hanno tutti una gran voglia di lavorare, di giocare, di divertirsi, quindi questi sono, diciamo, ingredienti importantissimi, quasi indispensabili perché appunto questa esperienza poi sia veramente formativa e sia importante per loro. E che li ha fatto anche un piccolo excursus sulle Olimpiadi di Parigi, che partiranno tra qualche settimana. Queste le sue aspettative sul torneo maschile. Credo che per quanto riguarda la pallavolo maschile ci siano tre o quattro squadre che possono vincere. La prima è sicuramente la nostra nazionale italiana, poi la Polonia, e vedo molto bene in questo periodo il Canada, e c'è sempre la sorpresa Stati Uniti, che è una squadra vecchia ma che solitamente nei grandi appuntamenti non delude, quindi probabilmente stanno facendo proprio una preparazione ad hoc per essere al massimo, al top per l'evento Olimpiade, che sappiamo, diciamo, per gli statunitensi rappresenta qualcosa di veramente importante.